questa conferma di ciò Ma innanzitutto penso che l'obiettivo primario che in questo momento dobbiamo pensare è tirarci fuori dalla zona bassa, perché ho sentito troppe volte il Catania ce la può fare, i playoff e tutto quanto, però penso che dobbiamo pensare partita dopo partita, perché questa è stata un'ennesima riprova di una maledizione che abbiamo avuto in trasferta. Non ce la possiamo prendere con nessuno, anzi abbiamo avuto l'episodio dalla nostra parte, che è stato espulso Pasquato, quindi avevamo l'uomo in più e non siamo riusciti ad approfittarne. Il Pescara sicuramente ha avuto più cattiveria di noi e alla fine ha vinto la partita, anche se con un jolly, su un tiro da lunga distanza, e quella è l'ennesima prova che ti fa capire di quanto fuori casa siamo sfortunati e soprattutto poco incisivi, perché mi prendo responsabilità io per tutta la squadra, perché dobbiamo dare di più, dobbiamo metterci adesso con la testa bassa e pedalare durante la settimana e pensare partita dopo partita. Ci sono nelle ultime trasferte, comunque, anche oggi, che arrivano pochi pallone. Questa è stata l'impressione che vi importa, ma parlo di squadra in generale, che ha tirato Martigno, ha tirato Prima Castro, quindi non dalla seduta solo per noi, ma tutto lo dipende in trasferta, vedi sempre meno pallone, 4-2-3-1, 4-3-1. Penso che in queste ultime due partite è vero, alla fine abbiamo tirato poco in porta, occasioni ne abbiamo avute poche, e questa è una delle cose primarie che bisogna migliorare, perché comunque oggi abbiamo avuto l'opportunità con un uomo in più di creare. Siamo partiti 5 volte in contropiede, sbagliando l'ultimo passaggio, l'ultima scelta. E quando tu comunque giochi contro una squadra che comunque in casa faceva fatica, come il Pescara, con una difesa che ha preso tanti gol, quando due punte non tirano in porta, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Parlare di sta partita è strano, perché comunque dovevamo parlare di tutt'altra partita. Se faceva gol Martigno parlavamo di tutt'altra partita, da che dovevi vincere, anzi alla fine addirittura l'hai persa. Quindi complimenti a Sansovini, complimenti al Pescara, che anche in 10 ci ha creduto, e noi ci dobbiamo solo rimboccare le maniche e farci un bel bagno di umiltà e andare avanti. Scusami Emanuele, in casa Catania si sta parlando troppo spesso di questo jolly in occasione di Martino, però io faccio fatica a trovare soprattutto a Torino un'occasione, una parata da parte di Frosinone, da parte vostra, per vostro brasone, per la squadra che siete stati impostati, soprattutto non fatto. Comunque il Pescara precedentemente, oltre al Giannessa che ha preso con Piazza, c'è stata un'analoga azione anche con Mushai, con un intervento vostro del nostro portiere. Non vi sembra un attimino, ripeto, essendo con Catania un po' riduttivo di parlare un po' di questa cosa nell'arco di tutta la partita, perché obiettivamente di tiri in porta nello specchio del Pescara Catania oggi zero. L'ho detto prima, se due attaccanti non riescono a tirare in porta, soprattutto quando hai la superiorità numerica, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Anzi, le azioni più pericolose l'ha avute il Pescara. Fiorillo è vero, non ha fatto
tante parate, è stato solo magari determinante sull'azione di Castro e poi Martigno, poi la sparata alta davanti alla porta. Quindi è vero, non abbiamo creato tanto e quindi questa è una cosa sicuramente che in settimana c'è da migliorare. Sulla voglia, sulla determinazione, ai miei compagni, alla squadra non posso dire nulla, perché comunque il possesso l'abbiamo tenuto sempre in mano noi, però alla fine si parla sempre così, in mano poi ci rimane niente, quindi preferisco essere meno brillanti, meno eleganti e vincere la partita. Secondo la tua esperienza in trasferta bisognerebbe cambiare qualcosa a livello di mobile, di prospettiva di gioco, oppure secondo te è una questione solamente mentale? No, non penso che è una questione di modulo. Io penso che l'atteggiamento sempre che conta nel calcio, se sei più cattivo dell'avversario e mentalmente sei preparato e imponi il tuo gioco anche in trasferta con la qualità che ci abbiamo noi, qualsiasi modulo è uguale, cioè manca proprio l'atteggiamento, la cattiveria. Io sono sicuro che se capitava la palla di Martigno a uno del Pescara l'avrebbe messa dentro, perché loro sono stati più cattivi di noi, più incisivi di noi. Basta, adesso pensiamo a toglierci dal basso e vediamo fra un mese e mezzo, con le partite che ci sono infrasettimaneale, facciamo poi i conti. Ma adesso ci aspetta una partita difficilissima col Frosinone, che anche ieri ha vinto, e basta, cerchiamo di metabolizzare tutto. E come si eliminano le vittorie, e bisogna subito eliminare questa sconfitta. Capisco che fino a fine marzo ci sono partite di trasferta, può essere una discriminante, può essere forse il motivo per mettervi a fare quello che sapete fare, quello che volete fare, oppure potrebbe essere quasi uno spartiacque di una stagione, perché non si potrebbe parlare di cose. Lo so, fra un mese e mezzo parliamo, soprattutto vediamo la classifica, perché giustamente dici tu, se questo è l'andazzo della trasferta bisogna preoccuparsi, però bisogna comunque, se vuoi tirarti fuori da lì e vuoi fare un qualcosa di importante, devi vincere soprattutto in trasferta. La Serie B è strana, quindi alla fine i punti si possono fare dappertutto, deve cambiare solo l'atteggiamento che abbiamo in trasferta. All'inizio c'è stato, poi purtroppo nel calcio le risolvono gli episodi, la partita, ti ripeto, fa gol Martigno, sicuramente stiamo parlando di un Catania che ha fatto 10 punti in 4 partite, che era a 6 punti dai playoff e tutte le menate varie, però purtroppo per l'ennesima volta siamo riusciti a perdere e quindi bisogna farci, ripeto, un bagno di umiltà e pensare partita dopo partita e non pensare ai playoff, non pensare a vedere la classifica, ma pensiamo ad allenarci bene in settimana e pensare domenica dopo domenica e poi fra un mese e mezzo, come ripeto, vediamo di che pasta è fatto questo Catania anche in trasferta. Vabbè, ma non penso che da oggi che succede questa cosa, quindi purtroppo nel calcio ci sta. Dispiace, perché alla fine nel calcio uno fa, in una carriera fa delle scelte importanti, no?
e alcune volte sono scelte che ti cambiano la carriera, scelte di pancia. Mi dispiace perché in 2 anni e mezzo sono stato qua, ho vinto un campionato e ho fatto 21 gol in una stagione. Quindi però ripeto, purtroppo è troppo, ripeto, è il calcio, quindi va bene così. Niente, faccio sempre l'in bocca al lupo al Pescara perché ho passato 2 anni e mezzo bellissimi, sono stato benissimo, quindi niente, ho lasciato pure qualche amico qua, c'ho degli amici anche qua, quindi va bene così. Pensiamo adesso a risollevarci noi come Catania e basta. Grazie.